piccola sequenza di metodo Pilates intermedio, quindi se non siete proprio alle prime armi, ma non vi sentite ancora sicuri ad andare a fare esercizi troppo complicati. Come sempre, tutti gli esercizi potranno essere ripetuti dalle 8 alle 10 volte con calma, respiri profondi. Partiremo sempre con i nostri tre respiri profondi, radicando bene i piedi a terra, allungando bene la schiena. Inspiro, espiro, risucchio, risucchio, risucchio. Sento bene la schiena lunga, forte l'addome e possiamo iniziare. Inspirando, mento al petto, butto fuori l'aria, andrò a rotolare la schiena. Arrivati al nostro massimo, pieghiamo le ginocchia. Cammino, cammino, cammino. Fino ad arrivare a stendere le gambe, non vado mai a mollare il bacino. Da qui piego le ginocchia, cammino indietro, appena riesco appoggio i talloni e srotolo la schiena. Di nuovo un'altra volta, mento al petto, scendo, arrotolo bene, butto fuori l'aria, piego le ginocchia e poi cammino con le mani fino ad allungare e allineare tutto quanto. Stringo bene i glutei forte l'addome, ripiego le ginocchia. Appena riesco andrò a appoggiare i talloni a terra e srotolo. All'ultima ripetizione scenderemo. Piego le ginocchia, cammino, cammino, cammino. Ci fermiamo però in quadrupedia e appoggiamo le ginocchia a terra. E i piedi restano puntati, da qui fortissimo l'addome, schiena bella lunga, collo in linea con la schiena, buttando fuori l'aria, stacco leggermente le ginocchia da terra, inspiro, le riappoggio, e stacco, resto per qualche secondo e appoggio controllando bene il movimento. E adesso è l'ultima volta, proviamo a stare per 10 secondi. Respiri profondi, finiti 10 secondi. Appoggeremo le ginocchia e ci allunghiamo bene indietro. Rilassiamo un attimo i polsi e da qui andiamo a srotolare la schiena. Ci andiamo a sedere. Seduti bene sugli ischi, quindi due ossicini che sentiamo sotto i glutei, gambe leggermente divaricate, braccia belle aperte, leggermente più basse rispetto alla linea delle spalle. Schiena bella lunga, qualcuno ci tira verso l'alto. Inspirando andiamo a fare una bella torsione. Buttando fuori l'aria, la mano si allungherà verso il piede opposto e noi andiamo a guardare il palmo della mano dietro. Non mollo mai i piedi, sempre bene a martello. Inspiro, torno su. Espiro, torno in centro. Poi dall'altra parte. Inspiro, torsione, ci allunghiamo sempre di più. Espiro, vado in avanti, guardo la mano dietro. Ritorno in torsione, belle lunghe e torniamo in centro. Anche qui 10 ripetizioni, 5 per lato. Ultimo esercizio della serie, piegheremo le ginocchia e da qui andiamo, partiamo subito con le braccia belle lunghe, piccoli roll down. Ogni volta che butto fuori l'aria vado a rotolare dietro con la schiena, ma vado a stendere anche una gamba in diagonale. Inspiro, torno più lungo di prima. E torno 10 da una parte, poi ne faremo 10 dall'altra. Inspiro, torno. Fortissimo l'addome, arrotondo bene la schiena, poi mi riallungo. Terminati questi, ritorniamo con l'altra gamba, piccolini. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Torno, ne faremo 8 anche dall'altra parte. 8, 7, 6, senza mai mollare la schiena, fortissimo l'addome. 4, se ci fa male la schiena possiamo tenere la gamba leggermente piegata. Torniamo su e allunghiamo un attimo in avanti. Ultimo esercizio della serie, andiamo a fare i roll up. Quindi partiremo da sdraiati. Piedi a martello, braccia lunghe indietro. Mento al petto, porto avanti le braccia, salgo bene su e andiamo ad aggiungere anche l'allungo in avanti. Inspiriamo, torniamo prima in verticale per poi buttare fuori l'aria e scendere. Se non riesco con le gambe stese, posso partire con le gambe al petto, mento al petto mentre salgo, stendo anche le gambe, inspiro, torno e
mentre scendo, se ho bisogno, vado a ripiegarle al petto. Torniamo seduti e buon allenamento!